Salve, sono Ettore Mastelloni e sono l'admin di un'associazione che si chiama La Confraternita della Pizza, che è una bellissima associazione che raccoglie tutti i grandi appassionati, professionisti, ma anche dilettanti del mondo della pizza, del pane, dei lievitati, quindi grandi passioni per questo particolare mondo. Fraternita della Pizza nasce a Roma e a Roma ha la sua residenza. E il mondo della pizza e dei lievitati, la più grande innovazione che c'è stata negli ultimi anni è proprio quella della pizza in teglia alla romana, che è un prodotto che appunto nasce qui a Roma, che ha segnato una grande rivoluzione in qualche modo nel mondo dei lievitati, perché riesce a offrire le caratteristiche di qualità estrema, nuova, innovativa, molto apprezzata poi anche dai consumatori, che consistono in un profumo, in un aroma particolare, sapore delicatissimo, una consistenza spettacolare al morso, perché ha una sottilissima base un po' friabile che fa contrasto con la mollica quasi liquida, è un gel buonissimo. Per ottenere questo tipo di prodotto è necessario passare attraverso delle tecniche molto particolari che abbiamo con il nostro forum, abbiamo sviluppato e portato al massimo della loro espressione, proprio grazie all'apporto di tutti questi amici che frequentano gli iscritti del nostro forum. E per garantire l'optimum dei risultati che siamo riusciti a raggiungere, abbiamo inteso fissare dei paletti in qualche modo, stabilire quali sono le regole più importanti per ottenere questo prodotto e quali sono le caratteristiche soprattutto più importanti di questo prodotto, in modo da evitare quella serie di contraffazioni, di imitazioni di bassa qualità che alla fine finiscono per snaturare e danneggiare questo che invece in realtà, come dicevo prima, è un prodotto veramente innovativo. Proprio per garantire la qualità di questi prodotti abbiamo inteso fissare tutte queste caratteristiche all'interno di un disciplinare. Rappresenta una sorta di regolamento all'interno del quale è possibile configurare l'autentica pizza in teglia alla romana. Per questa autentica pizza in teglia alla romana abbiamo anche individuato un bel logo, che è quello dell'Apiter, che sarebbe appunto l'autentica pizza in teglia alla romana. Scopo qual è? Lo scopo, come dicevo prima, è quello di evitare che ci siano delle intrusioni, delle imitazioni, dei decadimenti di qualità, che quindi sia attraverso la promozione dell'interesse del consumatore e dei pizzaioli, ma anche delle pizzerie che offrono questo prodotto, quelle che realmente riescono a raggiungere i risultati necessari e le competenze necessarie per poter offrire questo prodotto. Come potete immaginare, si tratta di un'avventura che ci è stata offerta particolarmente importante, particolarmente impegnativa, perché ha richiesto l'intervento di tutta una serie di canali per poter raggiungere questi risultati. Considerate che il nostro disciplinare hanno aderito i più grandi personaggi del mondo dei lievitati, considerate Maurizio Capodicasa, che è romano ed è uno dei pizzaioli di pizza in teglia più conosciuti e apprezzati al mondo. Poi abbiamo Francesco Favorito, che è un professionista di grandissimo livello, conosciuto a tutti i livelli come pasticcere e come panificatore. E poi abbiamo Pier Giorgio Giolini, capo del Richmond Club, voi potete immaginare, un'istituzione internazionale. Tutti questi personaggi non fanno altro che garantire e offrire la propria competenza per dare autorevolezza a questo disciplinare, che al momento, ricordo, è il primo disciplinare di pizza in teglia alla romana. Ecco perché sono felice di poter offrire questa esperienza, questa possibilità, questa grande avventura che stiamo facendo e vi auguro di poterla fare tutti insieme a noi perché realmente credo che vedremo delle cose sempre più belle. Grazie a tutti.